È la mia! È la mia! È la mia! È la mia! Mia! È la mia, questa è la mia! È la mia! È la mia! Questa qua, Maria, Maria, sono io, tu sei Gabriele, Gabriele, io sono Maria! Ma che succede, signori? Niente, che Lucrezia dice che la scena di Gabriele deve girare lei, ma in realtà no! La prima battuta di questa scena è la mia! Sentite, facciamo così, inizio io così la smettete di litigare, va bene? Va bene. Allora, comincia così la storia del compimento della promessa di Dio, fatta ad Abramo e ai suoi figli, e a Davide, re di Israele. Al tempo di Erode, re della Giudea, l'arcangelo Gabriele fu mandato da Dio a Nazareth, a casa di una giovinetta di nome Maria. Rallegratevi, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, il Signore ti ha prescelta per un compito molto importante. Tu avrai un bambino e lo chiamerai Gesù. Egli sarà chiamato figlio dell'Altissimo e siederà sul trono di Davide per sempre. Ma com'è possibile quel che mi dici? Se ancora non sono andata a vivere con Giuseppe, il mio futuro sposo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. E il bambino che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Vedi, tua cugina Elisabetta, che tutti dicevano che non poteva avere un bambino, avrà presto un figlio, anche se è molto avanti con gli anni. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me ciò che hai detto. Lucrezia, però scusami tanto, solo che dovremmo anche girarla senza copione. Sempre a litigare quei due. Comunque siete stati bravissimi, Lo so! Questo Dio vuole anche la nostra collaborazione. Ma da me, Dio, cosa si aspetta?